La terza tappa del campionato nazionale enduro Major è vinta da Alessio Paoli, che era in classifica al secondo posto ma è arrivato primo in questa bellissima sede di Bussi sul Tirino, gara tesissima contro particolarmente Diego Nicoletti. Tu sei toscano, quindi uno di quelli tosti. Alessio, che gara è stata nei riguardi del tuo avversario? È arrivato secondo. La gara è stata tiratissima perché comunque la top class o la classifica assoluta è sempre combattutissima, quindi diciamo che questa volta sono riuscito a prevalere io su Diego, l'altra volta è stato lui su di me, quindi è sempre un po' una battaglia così, comunque sono tutti forti sia Traversi che Gritti e Bazzurri. La linea era bella tutta bucata, c'era tante buche, era molto molto tecnica, però con il passare dei giri si bucava sempre di più, ma era diventata più bella perché il terreno, diciamo, le sponde tenevano un po' di più. E il cross test è bello, anche quello con questo terreno particolare che c'è qua, quindi sempre un po' sassoso, un po' di ghiaia, quindi molto scivoloso da guidare, tecnicamente è abbastanza difficile. Gli organizzatori hanno fatto veramente un ottimo lavoro, sono stati molto bravi. Questo è il risultato della terza tappa Bussi sul Tirino del campionato Enduro Major, una finestra luminosa spalancata su un orizzonte che merita attenzione speciale perché è un pianeta spettacolare, avvincente, che cerca il giusto spazio per fascino, importanza, utilità. Un fondersi con la natura senza disturbarla. Quando il gioco si fa enduro, appuntamento alla prossima, mentre scorrono altre immagini della premiazione e salutiamo dall'alto l'ospitale e splendida Bussi, tra i profumi dei boschi, il giallo esplosivo delle ginestre in fiore e una scia di rombi che scolpiscono tra i sentieri un azzurro. Arrivederci.